Allora, cominciamo questo incontro, un incontro tra i più importanti del meeting e un incontro tra i più importanti anche per il pubblico del meeting, perché il tema un po' provocatorio volutamente, tra chi scappa e si trasforma la Costituzione italiana, pone una domanda che ci interessa, se questa si nasce dal basso, dalla capacità imprenditoriale, non dalla politica che la fa generare, ma dalla capacità, dalla inventiva, dalla creatività del mondo produttivo italiano, può progredire o meno, perché noi vediamo che ci sono segnali contraddittori negativi, che fortuna non sono presenti a questo dato, dei marchi italiani che vengono venduti, segnali di un'occupazione che ristagna in certe parti del paese, e questo è l'idea del tra chi scappa. D'altra parte ci sono segnali importanti e di privatizzazioni che dopo incerti inizi hanno un andamento, uno sviluppo strano, nuovo per il nostro paese, con dei veri padroni che decidono di prendere le imprese privatizzate. E devo dirlo, l'ho già detto sui giornali, di un ministro dell'industria che titola in un'intervista di pochi giorni fa sul Corriere della Sera lo sviluppo meno tasse e più liberalizzazione, quindi una tendenza molto interessante. Allora, questo è l'idea della seconda parte del titolo, chi trasforma. Oggi siamo proprio curiosi di sapere dove si va, perché in questo dilemma, e per questo abbiamo invitato, mi sembra, tra i protagonisti più interessanti di questo fenomeno positivo dell'industria italiana. Innanzitutto li leggo nell'ordine che trovate nella pagina sugli incontri del meeting, poi lì potrete trovare anche la biografia. Innanzitutto appunto il ministro dell'industria Pierluigi Bersani, che ormai è un ospite tradizionale di questo meeting. E poi Mario Carraro, titolare della omonima impresa Carraro Spa, che come sapete è presente in tutto il mondo, Roberto Colaninno, che non ha bisogno di presentazione, il protagonista dell'acquisizione della Telecom, forse il caso industriale più importante di questo anno in Italia, e un altro protagonista assoluto dell'impresa italiana, Pasquale Pistorio, a cui va il doppio merito non solo di essere il titolare di una delle più importanti imprese italiane, ma di averlo fatto in un'area in cui tutti dicono è impossibile produrre, il Sud e Catania, quindi per noi è che siamo sempre stati e siamo attenti, essendo presenti in quell'area, a un titolo doppio. Quindi io ringrazio innanzitutto immensamente i nostri ospiti per essere qua presenti, e l'idea dell'incontro è che si svolgerà secondo due gruppi di interventi. Un primo gruppo in cui la domanda iniziale è proprio questo, un commento al titolo, tra chi scappa e chi innova, dove si sta andando, chi trasforma, stiamo andando verso il bene, stiamo andando verso il male, spero che si sia, come sempre capita al meeting, non ingiustamente o senza ragioni, ma a ragioni provocatorie. La parola innanzitutto al Ministro. Grazie. Io comincio, come ho già fatto poco fa, lì nel salotto del meeting, facendo i complimenti agli organizzatori perché li invito, questi tre imprenditori, è un invito molto ben fatto. Io dico che se avessimo 100 imprenditori così,
nel nostro paese noi avremmo molti meno problemi, il ministro dell'industria sarebbe molto più tranquillo. Non solo ho tanto per i risultati che hanno ottenuto, che sono cose naturalmente molto importanti, ma perché hanno una psicologia, e cioè quella di provarci ad affrontare le sfide nuove. E il mio intervento ruota attorno a questo concetto. Abbiamo bisogno di imprenditori che ci provino. Noi, governo Stato, dobbiamo creare delle condizioni per questi imprenditori. Non gli imprenditori della lamentela, ma gli imprenditori che vogliono tradurre in fatti un'idea che hanno in testa. Ora, partiamo pure dalla Piaggio. Naturalmente al Ministro dell'Industria sono arrivate 1000 domande, io non voglio naturalmente interferire in una trattativa che è in corso, che peraltro ha diversi aspetti che non tocca a me sottolineare. Voglio anche dire che non va generalizzato un caso del genere. Noi siamo in presenza in questo momento anche di imprenditori nostri o di aziende nostre che comprano, che internazionalizzano e così via. Ma sulla Piaggio a me istintivamente sarebbe venuto di dire questo se avessi voluto rispondere alle domande. Avrei detto: se un'impresa come quella non trova capitali italiani per lo sviluppo, per il proprio sviluppo, per la propria prospettiva, ben vengano anche capitali americani. C'è una vena di amarezza in questo punto di domanda. Qualcuno sostiene che non è il caso che abbiamo questa amarezza, perché quel che conta giustamente è lo sviluppo dell'impresa. E io non mi sento nazionalcapitalista, io sto parlando anch'io di globalizzazione, soltanto che quel tantino d'amarezza che ci metto dentro sta attorno ad una preoccupazione. La globalizzazione è come le Olimpiadi. Se non c'è alle Olimpiadi una buona squadra italiana, ci perdono anche le Olimpiadi. Voglio dire, cioè, che il nostro dovere di sesta potenza industriale del mondo è quella di partecipare attivamente alla globalizzazione in una chiave di reciprocità. Molti devono venire da noi, molti di noi devono andare nel mondo, dobbiamo scambiare le carte e crescere assieme. Siamo in queste condizioni? Abbiamo dei problemi? Io dico sì, abbiamo dei problemi, però attenzione, anche altri hanno dei problemi. Noi abbiamo i nostri problemi. E a me pare, in questi due anni mi sembra di aver visto, due o tre anni mi sembra di aver visto, che è come quando si cerca di inserire una spina nella presa. A volte ci entra in modo un po' forzato. C'è qualche problema. E innescarsi nella globalizzazione per il sistema italiano, il sistema industriale italiano, comporta qualche problema. Tanto diamo per scontato che cosa sia questa globalizzazione, il mondo che si è fatto piccolo, quello che è esotico diventa domestico, tutto si accelera, il mondo si rimpicciolisce, i mercati si espandono, succedono fatti di concentrazione, di specializzazione, di esternalizzazione, poi magari Carraro, se ritiene, potrà spiegarvi cosa significa al giorno d'oggi esternalizzare, a che punto si può arrivare. Noi abbiamo diversi problemi, adesso io non posso adesso, diciamo, fare un'illustrazione sistematica di quello che si può pensare di questi problemi. Ne scelgo rapidamente due o tre. Uno è il tema internazionalizzazione. Poi parleremo un attimo di delocalizzazione, che è un aspetto particolare dell'internazionalizzazione. Internazionalizzazione, assumiamo che voglia dire vado a produrre laddove ci sono i mercati. E in un mercato globale vado a produrre globalmente. Ora, per far questo ci vuole della massa critica, ci vuole del peso. E torniamo lì, noi certo abbiamo poche grandi imprese, alcune grandi imprese. Faccio anche notare che nelle classifiche le nostre grandi imprese non sono le prime delle piccole, sono le ultime delle grandi come dimensioni. E si trova nella curiosa situazione che comprare quella sopra, concentrarsi comprando quella sopra è magari fuori portata, e comprare qualcuno che è sotto non risolve il problema.
In più noi abbiamo alcune grosse imprese che sono potenzialmente grosse imprese della globalizzazione, ma sono state legate mani e piedi dalla logica del monopolio, che se ci pensate ha due aspetti. Un aspetto è: io ti faccio far tutto quel che fai e solo tu lo fai in casa nostra, e so, l'elettricità, ma non fai altro. Ma anche le telecomunicazioni, fai solo quello. E oggi andare in giro per il mondo facendo una cosa sola non è facile, tu devi poter avere anche diverse carte da scambiare nella globalizzazione. Oppure, siccome ti lascio bel grasso il mercato domestico, tu non hai nessun interesse ad andare fuori a cercarti il pane e quindi rimani in casa. Prendete una grandissima e buona azienda come Enel, di lei si è detto non stupidamente: è un'azienda che tutti nel mondo conoscono ma che non ha mai visto nessuno, tanto è grande, una delle più grandi come numero di utenti nel mondo, ma che non ha mai avuto un processo di internazionalizzazione. E questo è un primo blocco di problemi, si potrebbe dilungare su questo, perché, e poi c'è in questo problema di internazionalizzazione c'è il caso delle medie imprese nostre, magari leader nella loro nicchia di mercato, pensate componentistica di qualità nel mondo. Beh, queste sono imprese che a un certo punto o crescono o si fanno comprare. E guardate che in questo non c'è una negatività. È chiaro che gli americani vengono a vedere le nostre imprese in Emilia, o in Lombardia, o in Veneto. Ci sono medie imprese che hanno in mano il mercato di una componente o di una famiglia di componenti nel mondo. E gli americani gli dicono: vendete? No. Venite a produrre da noi? Ma. E questo è l'altro bivio nel quale siamo. Chiamiamolo, mettiamolo sotto il titolo internazionalizzazione. Poi abbiamo il bivio specializzazione. Ora noi abbiamo una tradizione, abbiamo un'industria di tradizioni, io non la chiamo matura perché non è assurdo, il famoso Made in Italy. Sono settori molto esposti alla cosiddetta delocalizzazione, per esempio. Lo sappiamo tutti, delocalizzazione vuol dire internazionalizzarsi, nel senso andare a produrre dove costa meno produrre. O andare a produrre dove le esigenze di paesi emergenti sono quelle di cominciare a trasformare, non solo più di vendere materie prime, di vendere cuoio, di vendere petrolio, di vendere marmo, ma di mettersi a produrre. E badate, io lo dico molto chiaramente, con tutta la responsabilità che ho pro tempore, questo fenomeno rappresenta anche il fatto che c'è una parte del mondo che vuol mangiare, vuole crescere, e noi dobbiamo ritenere che questo è un fenomeno necessario e positivo. Noi non possiamo ritenere che chi fa materie prime sia condannato finché campa nei secoli a vendere solo materie prime. E siccome siamo il paese trasformatore per eccellenza dal Medioevo in poi, non abbiamo mai avuto materie prime, siamo i migliori, non abbiamo oro, siamo i migliori orefici, non abbiamo pelle, siamo i migliori. È chiaro che questa cosa ci disturba. Però attenzione, primo ci disturba nel senso che noi con ugual velocità dobbiamo introdurre in quei settori tecnologie, anche organizzazione nuova, tecnologia, internazionalizzazione, certo, crescita, e quindi deve avere la stessa velocità la delocalizzazione e la crescita qualitativa. E dall'altro lato questo meccanismo ci consente comunque relazioni col mondo, cose di cui noi abbiamo bisogno. Quindi io non approvo tutte le delocalizzazioni, però ci sono aspetti di questo fenomeno che vanno inseriti in un discorso planetario del quale noi non possiamo essere agnostici. Certo, abbiamo rigidità nelle specializzazioni. Badate un po', noi siamo molto forti, presenti ancora nel Made in Italy che ha avuto una certa riscossa, però sono settori che crescono poco. Abbiamo una flessibilità in questi settori delle piccole imprese e delle imprese che è eccezionale a livello di singola impresa, ma come settori siamo rigidi. I nuovi settori nei quali si cresce di più, informatica e telecomunicazione,
informatica, in particolare telecomunicazione, stiamo dando alcune risposte. Biotecnologie, nuovi materiali, sono settori nei quali cresciamo poco, sono settori ad altissimo tasso di crescita e quindi dobbiamo. Allora, io credo che, cosa volete, sotto a tutti questi, poi mi fermo perché sulle ricette magari non voglio essere lungo in questo primo intervento, sulle possibili ricette posso intervenire eventualmente dopo, ma al di sotto di questi ed altri problemi c'è poi una grande questione. Io, questa è la mia opinione, non pretendo che... una questione non nuova, che riemerge in modo carsico tutte le volte che c'è un caso, un fenomeno, e quindi la questione della forza o debolezza strutturale del capitalismo italiano, che magari questo tema lo si riscopre ogni tanto, ma questo è un tema che è lungo come la storia del capitalismo, questo è un tema che ha un secolo di vita, e se noi andiamo alle radici profonde di quel che siamo, insieme a tanti altri fenomeni, che in tutta la storia del capitalismo italiano, noi abbiamo, in qualsiasi si potrebbe dire, capitalismo senza capitale, alle attenzioni imprenditoriali e manageriali, pur in un'interna fase di potesse avere sviluppo in settori anche strategici un'industria nazionale. Ora noi abbiamo ormai alle spalle questa fase, 65 anni l'IRE, e siamo in una singolare situazione. Non abbiamo ancora il modo anglosassone di finanziare le imprese, il capitale di rischio, le borse, i fondi pensione. Non abbiamo il meccanismo tedesco, adesso vado con l'accetta naturalmente, le banche, usciamo dal meccanismo di intervento statale, stiamo camminando, diciamo, con diverse gambe, ma ancora non con la forza sufficiente. E io sostengo che non è solo il problema questo, di nuove imprese, di imprese innovative, di impresa. Se va a fare un affare in America non è che abbia al fianco soggetti finanziari adeguati per condizionare. E quindi credo che attorno a questo tema, adesso che sono in corso riorganizzazioni bancarie che secondo me dovrebbero accelerarsi, adesso che abbiamo allestito nuovi strumenti, fondi pensione eccetera, credo, anche per aziende innovative, ecco, il massimo di attenzione attorno a questo tema ci va, perché questo è il punto uno. Vorrei intervenire dopo, perché badate, l'imprenditore, se sa far l'imprenditore, è già molto. Non si può pretendere che l'imprenditore abbia anche i soldi. Questo è un concetto molto importante. Attraverso i quali si selezionino le capacità, attraverso a queste capacità di capitali e di risorse per incrementare le attività industriali negli settori di tradizione e i nuovi settori, e per far crescere la massa critica e anche una nuova diversificazione delle offerte industriali. Ecco, questo è uno dei capitoli, sugli altri
torno fra poco perché non vorrei rubar minuti ai nostri interlocutori che certamente hanno cose più interessanti delle mie da dire. Grazie. Parola a Pistoria. Intanto vorrei anch'io ringraziare il professor Vittadini per avermi invitato a questo incontro e a questo dibattito, che tra l'altro mi sta sorprendendo dall'efficienza dell'organizzazione, della partecipazione. Grazie, un'eccellente esperienza. Poi vorrei un momentino spendere 2-3 minuti del mio intervento per presentarci, perché siccome siamo un'azienda che ci rivolgiamo ai costruttori di apparati e non al pubblico finale, non siamo conosciuti. Allora, l'ST Microelectronics, la società che dirigo, è una società controllata al 56%. Di cui oltre la metà al sud,
cresciamo sempre più rapidamente che noi. Quindi per noi il tema fondamentale è stato come si posiziona l'ICT del mondo, perché operiamo nel mondo globale, abbiamo stabilimenti in tutto il mondo, quindi possiamo osservare il nostro comportamento nel mondo veramente in una posizione privilegiata, perché abbiamo stabilimenti in Francia, in America, in Marocco, a Singapore, a Taiwan, ne abbiamo un po' dappertutto, quindi possiamo vedere questa posizione. Ebbene, io credo di poter dire che l'Italia ha oggi un enorme, importantissimo vantaggio competitivo. In un settore che spende come noi dal 15% in più di ricerca, il fattore innovazione è fondamentale. Il fattore innovazione si fa sia con gli investimenti che soprattutto con le risorse umane. Quantità, qualità, preparazione, stabilità. In questi termini l'Italia ha un vantaggio competitivo enorme. Abbiamo in Italia un'eccellente collaborazione con l'università. L'Università di Catania è stata la prima con cui abbiamo stabilito grandi rapporti di collaborazione. Oggi l'abbiamo con il Politecnico di Milano, l'abbiamo con l'Università di Pavia, l'abbiamo con una varietà di università in Italia. La formazione è eccellente, quindi noi pensiamo che l'Italia è un posto in cui si sta bene, per cui continuiamo a investire perché ci ritorna. Non è che siamo, io sono siciliano, investiamo a Catania non perché sono siciliano, ma perché a Catania c'è un ottimo ritorno. Quindi noi vediamo che l'Italia rappresenta un notevole punto di vantaggio competitivo laddove ci sono alti contenuti di valore aggiunto intellettuale, proprio per questa competitività delle risorse umane di carattere intellettuale. Ci sono anche delle difficoltà e delle lacune, visto che il Ministro parlerà di ricette dopo, magari cerco di dire quali sono le difficoltà e lacune per non prendere più il tempo che mi è stato assegnato, ma vorrei parlare un momentino del Sud, se vi consentite. Noi abbiamo un'esperienza estremamente positiva del Sud. Delle circa 7.000 persone che abbiamo in Italia, 2.800 sono collocate nel Sud Italia, a Catania. Nel Nord Italia sono in area di Milano, tradizione splendida, eccezionale, non lo ripeto, non perché sia per noi meno importante, è importantissimo ed è ancora principale l'attività del Nord. Ma voglio soffermarmi su Catania perché il Sud rappresenta più una novità. Ebbene, noi abbiamo il 75% dell'occupazione che abbiamo a Catania è fatta da laureati diplomati e il vantaggio competitivo di Catania è incredibile perché abbiamo un'offerta di ingegneri, periti, chimici e fisici che non abbiamo nessun'altra parte del mondo. Abbiamo per esempio un centro di ricerca a San José in California, un ingegnere a San José in California mi costa $120.000, un ingegnere in Francia mi costa $70.000, un ingegnere ad Agrate mi costa $60.000, un ingegnere a Catania mi costa $40.000 e i nuovi assunti, grazie alla legge nuova che consente di non pagare i premi sociali, mi costa $25.000. La preparazione è eccellente, la stabilità è enorme. Io credo che il Sud Italia ha un vantaggio competitivo formidabile e noi stiamo investendo aggressivamente al Sud avendo dei benefici notevoli. Quindi io credo che la ricetta, se così si può parlare, per un'azienda come la nostra è quella di continuare a delocalizzare, ahimè che non è negativo, le attività ad alto contenuto di lavoro e basso contenuto di intelligenza. Abbiamo creato 4.000 posti di lavoro in Marocco e credo che bene anche per l'Italia, bisogna tenere i marocchini in Marocco per farli venire in Italia. 4.400 posti di lavoro. Quindi in questo mix di delocalizzazione e investimento si distribuisce il lavoro ad alto contenuto di manodopera dove costa poco e il lavoro ad alto contenuto intellettuale dove c'è un paese voluto e cresciamo sia in Italia che in Marocco, in Cina, a Singapore, negli Stati Uniti. La società è una società che cresce parallelamente, non abbiamo diminuito con questa delocalizzazione la crescita, anzi l'abbiamo accelerata. Quindi il mio messaggio è che se si tratta di alta tecnologia, l'Italia è competitiva per il valore competitivo del cervello, il Sud Italia è ancora più competitivo perché quello che ci vuole la preparazione, la quantità, la stabilità e il costo. Ebbene, questi fattori oggi a Catania o nel Sud Italia in genere sono i migliori al mondo, nel mondo sviluppato.
molto meglio dell'Italia del Nord, molto meglio della Francia, molto meglio della Germania, dell'Inghilterra, eccetera. E noi lo stiamo sfruttando a beneficio dell'azienda e a beneficio dello sviluppo del Sud. E poi può darsi che in un secondo round posso parlare anch'io di, come dire, di ricette, se non mi permetterei mai dire dal mio piccolo angolo che cosa penso che si possa fare di più, che si debba fare. E questi sono stati i miei 10 minuti. Corrisponde all'appello del Palazzo del Marocco del Presidente dell'Algeria ieri, che ha detto venite a sviluppare il mio paese, quindi casomai dopo lo prenderemo, molto interessante. La parola a Roberto Colaninno. Ma io volevo 10 minuti, qui ci proprio occorre, raccontare una bella storia, e siccome di belle storie in Italia se ne raccontano poco e quando sono belle si cerca di trovare il brutto, io qui voglio rendervi partecipi della mia esperienza di questi 3 anni di Olivetti e di Telecom. Credo che Olivetti la conosciamo tutti. Quando io in Olivetti, Olivetti era in una situazione piuttosto grave, per essere buoni, e con il ministro Bersani, che ho conosciuto allora, abbiamo passato tappe di questa storia che hanno rappresentato momenti estremamente pesanti e brutti, e però un lieto fine che per certi, per tornare a quei tempi, era non previsto e non prevedibile. Dividerei questo in 3 momenti. Il momento in cui nessuno italiano ha messo una lira in Olivetti, ha messo un tedesco, a Mannes. Sono scappati via tutti. Sono scappati quelli che avevano detto che avevano contribuito alla storia e allo sviluppo dell'Olivetti. Sono scappati i fondi, sono scappati il mercato finanziario. Alcune banche coraggiose italiane sono rimaste. Sono rimaste perché dovevano rimanere. Allora si auspicava che qualcheduno comprasse l'Olivetti, proprio come un desiderio di disfarsi di un qualcosa che di brutto, che faceva male e non poteva avere più vita. Come se fossero regalare un pacchetto. Qualcheduno pensava che certi comportamenti o certe speranze erano folli, irrazionali, visionari, arroganti. Bene, dell'Olivetti, che ha trovato una società tedesca che ha avuto fiducia e ha messo i quattrini. E a quell'epoca ricordo che fra i molti commenti positivi del mondo della finanza e del mondo dei risparmiatori, qualche voce preoccupata era nata, nel senso che l'Olivetti era stata venduta allo straniero, dimenticando i vari appelli che personalmente avevo fatto e che erano stati senza risposta. Dopodiché l'Olivetti passò da cosa da non vedere e neanche toccare ad un'azienda che si era messa un obiettivo in testa, quello di restare un'azienda italiana e aggregare intorno a sé grandi azionisti italiani. Questo era stato considerato impossibile e ancora una volta da più parti era visto come
momento di arroganza, momento di non pulito, non chiaro, c'era dietro qualcosa. E dopodiché ci fu la storia Telecom. E la storia Telecom nasce in un modo molto semplice, tra un rapporto fiduciario fra me e quattro banche, tre americani e un italiano, che hanno accettato il rischio di mettere a disposizione per l'Italia una cifra che fa spavento ancora a me oggi dirla, 117.000 miliardi, meno 20.000 che avevano gli eventi e soci, 100.000 miliardi, 100.000 miliardi in cassa garantiti da quattro banche. Io quando tornai dagli Stati Uniti dopo questo incontro con questo alto dirigente della Chase Manhattan, che in un'ora, dopo aver avuto alcuni colloqui, mi disse, se volete vi racconto perché è molto bella questa storiella, io andai a New York il 7 di gennaio, dopo averlo incontrato una volta a Londra e dopo essermi parlato qualche volta al telefono, il suo nome si chiama Jimmy Lee, quindi una persona che esiste, è il numero 2 della Cerna. Mi ricevete in un piccolo ufficio, niente di fantasioso, niente di come può essere visto nei film, una stanzetta abbastanza nuova. E questo signore venne con un manifesto. E prima ancora che io parlassi di un argomento che lui già conosceva, mi disse: ma scusa, io ti voglio portare che il più grande prestito che noi abbiamo sostenuto è stato un prestito di 20 miliardi di dollari, 30 mila miliardi, fatto alla General Motors. E devo dirti che la General Motors, con tutto il rispetto, non era Olivetti, e la General Motors dovette faticare 3 mesi per ricevere tutti i banchieri da tutte le parti del mondo per convincerli a concedere questo prestito. Tu me ne stai chiedendo 25, era la parte che competeva loro. E con tutto il rispetto ancora, Claudio, della tua persona, dell'Olivetti d'Italia, dammi una motivazione perché la CEI dovrebbe assumersi una responsabilità di fronte al mondo di garantirti un prestito di 25 miliardi di dollari. E lì, come può rispondere uno che non spera in una soluzione positiva, quindi è, non è costruito, è assolutamente sincero, gli dissi la motivazione. Mi ricordo che parlai per un quarto d'ora. Alla fine di questo quarto d'ora lui mi disse: ma io ho 3 domande da farti. La prima: come stai di salute? Dico: scusa, io di salute sto molto bene, non ho nessun problema, guarda, l'ultima volta che sono stato dal medico è stato 5 anni fa, forse questo non è vero, però di solito quando si va dal medico si è a casa che qualcosa sia sempre. Quindi per fattore scaramante comincia a non andare al medico. Dice: secondo, per quanti anni resterai in terra? Però dice: capisco che questa è una domanda alla quale tu puoi rispondere come vuoi, però vorrei da te la massima sincerità. Io gli rispondo: fin quando scambio? E dice: tu ti rendi conto di cosa devi fare in terra? Qual è il problema della terra? È un problema più interno che esterno, di trasformare una società monopolista in una società non più monopolista che mette al centro della sua gestione il cliente. E io mi risposi che ero cosciente di questo e che era l'aspetto che più mi attirava ed era l'aspetto dove io ritenevo di muovermi di più a mio agio. E lui mi dice: ho capito, puoi aspettarmi 10 minuti? Mi garantisco che mi chiese: ma io posso aspettare anche mezz'ora, se vuoi, non è un problema. E
andai in un'altra stanza e dopo 10 minuti questo venne da me e mi disse: Roberto, you have a deal. Non avevo capito, cioè avevo capito, ma io dice: mi fa piacere, dico, domani ti mando la lettera di garanzia per 25 miliardi di dollari. Siamo molto contenti di fare questo deal con te e andiamo avanti, e se hai bisogno di qualcosa dico, buongiorno. Io tornai a casa la sera stessa prendendo l'aereo, ma pensavo di parlare qualcosa di diverso e non di avere nella borsa questa lettera di credito di 25 miliardi di dollari aperta, più il resto, perché il resto erano obbligazioni di arrivare al famoso. E ricordo che il giorno dopo ero a Roma e puntualmente alle 7 di mattina venne un funzionario della Chase Manhattan e mi portò questa lettera. E io potevo fare, avevo i soldi per fare la lettera. Quindi non è vero allora che i soldi non ci sono, non è vero che il mondo non italiano non mette i soldi in Italia, non è vero che un'azienda di queste storie, il ministro Bersani, con il quale credo si sia condiviso questi 3 anni incredibili, che un'azienda data per morta possa non risuscitare. E mi ricordo che quando andai, credo giustamente, dal ministro dell'Industria della Repubblica Italiana del governo, per dire che le mie intenzioni erano suffragate da un sostegno finanziario, cioè non era uno che raccontava balle, e D'Alema, quando lesse le lettere di garanzia bancaria di queste 4 banche, rimase positivamente sorpreso, non so se positivamente sorpreso o se incredulo, perché c'era scritto che io avevo in tasca un qualcosa come 35 miliardi di dollari in contanti pronti per essere spesi sulla vita. Partimmo per Roma, credo che tutti abbiate letto o visto gli avvenimenti di quei giorni, e oggi sono molto contento perché prima di tutto non devo parlare tedesco, abbiamo corso un grosso rischio. All'Olivetti ci sono azionisti che solo qualche anno fa qualcuno pensava che il sottoscritto fosse più pronto per un ricordo al manicomio e non una realtà. Abbiamo acquistato il 52% di Telecom. Ho avuto manifestazioni da parte del mondo finanziario straordinarie, sia italiane che non, e oggi è un mese che sono alla Telecom, saltando agosto. Io sono molto contento e soddisfatto. Ma con questo però non voglio dire che io sono contro il mercato internazionale o aperto, perché il mercato è questo. I capitali devono andare dove ci sono uomini e opportunità. No, non c'è problema. Lo sviluppo non può essere fatto per legge, sarebbe troppo comodo. Il lavoro non si può creare per legge, sarebbe troppo comodo. Bisogna avere il coraggio delle proprie idee, bisogna avere la serietà nei comportamenti per avere un credito, bisogna essere coerenti con le cose che si dicono, cioè non bisogna ingannare, non bisogna dire falsità, poi si possono fare errori. Penso che sia abbastanza logico pensare che uno non possa commettere errori, però noi bisogna avere il coraggio di denunciare gli errori, di cercare di rimediare. Ma quello che conta, io credo che debba essere
chiaro un concetto che lo sviluppo non si fa né con il monopolio, né con le barriere, né con le trincee. Si fa con la competizione, si fa misurando il proprio impegno, il proprio lavoro tutti i giorni, con una certezza che il giorno che non si funziona più bisogna prendersi su e andare a casa, perché il negativo comincia da quel giorno se uno pretende di rimanere in una posizione con delle responsabilità e con un'autorità con le quali lui non può competere e sono inadeguati. Allora si creano i privilegi e si creano i disastri. Ma fino a quel punto, se degli americani hanno il coraggio o la convenienza di comprare la Piaggio, è perché non ci sono italiani che non pensano ugualmente. Può darsi che abbiano ragione questi americani, può darsi che abbiano ragione gli italiani. La Piaggio era lì, la Olivetti era lì, la Telecom è lì, è lì per gli italiani e per i loro. Allora è inutile dire che quelli che sono italiani possono fare e quelli che non sono italiani non possono fare. Gli italiani possono andare all'estero. Noi all'estero come Telecom oggi abbiamo investimenti per 15.000 miliardi, occupiamo 11.000 persone, stiamo partecipando alle gare in Albania, in Cecoslovacchia, speriamo di vincere, non è detto, però ci misuriamo e nel misurarci cresciamo e siamo orgogliosi di misurarci da italiani. Questo è il grande fatto. È che non dobbiamo lamentarci se noi stessi non abbiamo il coraggio di. Perché in una decisione di investimento può darsi che abbia ragione chi investe, può darsi che abbia ragione chi non investe. Però se uno non investe perché ha paura, perché non ha idee, perché non vuole rischiare dei privilegi che fino a quel momento ha consolidato e pensa di perpetuarli negli anni futuri, allora questo è negativo. Allora lì entriamo nell'area del non più dello sviluppo, ma del regresso. E questo è un fatto negativo. Per noi oggi si apre un'altra storia. Spero di poter essere coerente e di avere i successi che, insieme a tutti gli altri che hanno lavorato, pensiamo di avere, e di onorare quelli che ci hanno dato il credito in questo palazzo. Non ho fatto ora di tutto a vedere quelli che sono grandi, 10 minuti è riuscito a darci un quadro di cosa voglia dire la politica industriale in senso lato, che altri in qualche ora, qualche giorno, qualche mese, qualche anno non riescono a darci. La parola io sono stato preceduto da due storie esemplari, soprattutto questa eccezionale di Bocanino, a dire il vero, che è il grande stimolo, se vogliamo. Io ricordo quando partì l'Europa il commento dell'Economist che dice: e qui c'è una squadra di pazzi che non ce la farà, però farà bene il mercato italiano, farà bene il mercato europeo, perché così si fa il mercato. Poi è stato coronato dal successo e credo che effettivamente abbia dato uno spunto nuovo di come individuare la crescita all'interno di un paese. Qui noi dobbiamo, però il tema è quello del futuro. Io vorrei effettivamente cercare di una distinzione. Qui noi abbiamo nelle prospettive delle crescite economiche del paese due strade da seguire. Noi abbiamo un'industria generalmente molto matura e che però dobbiamo cercare di modernizzare al massimo. Io vengo da un'industria metalmeccanica molto internazionalizzata, molto spinta anche da un punto di vista organizzativo, e credo che cercare
degli elementi di eccellenza in queste linee produttive sia importante, però la crescita del futuro non può essere data da quello che è l'elemento maturo. Noi non ci dobbiamo dimenticare che la nostra maggiore industria è l'industria automobilistica, ad esempio, che ha un'eccellenza di capacità in Europa di alcuni milioni di automobili. Cioè, voi immaginate che se chiude una grande fabbrica di automobili in Europa venerdì, lunedì nessuno se ne accorge, insomma, perché c'è questo potenziale. E sono tutte industrie che tendono a diminuire l'occupazione. Cioè, quando a me si parla, io tendo di incrementare attraverso la conquista di quote, ma per unità di prodotto un'industria matura non può dare maggiore lavoro, anzi credo che per tenere in termini molto forti la competizione ha bisogno di inserire elementi di automazione estremi, senza contare poi che oggi la competizione è globale, qui non parliamo di qualche cosa di giornalistico. Io che vivo nella componentistica destinata ai trattori, alle macchine a movimento terra, all'automobile, eccetera, devo intendere la globalizzazione e l'internazionalizzazione in termini reali. Ho unità in Corea del Sud, in India piuttosto che in Argentina, e vado là dove ci sono i clienti. Il futuro si esprime in questi termini. Alcuni prodotti all'interno dell'azienda stanno diventando quasi delle commodity, cioè non si può immaginare di prodotti maturi all'interno di un paese che tende invece a svilupparsi molto forte da un punto di vista industriale. Qui abbiamo questa grande mappa dell'economia che sta cambiando, e abbiamo bisogno di cercare quello che deve cercare l'Italia, vorrei dire che deve cercare l'Europa, perché l'Europa stessa manifesta dei ritardi in questo, è di dire noi dobbiamo individuare le linee dello sviluppo nell'ammodernamento dell'esistente, ma anche nella creazione del nuovo, sia sotto i livelli produttivi che sotto i livelli dei servizi. Cioè noi non dobbiamo dimenticare che oggi non è più la General Motors, per esempio, la prima azienda americana, ma è la Walmart, che occupa 450.000 dipendenti. Ed è questo il concetto su cui noi dobbiamo vedere. Non possiamo immaginare solo la crescita in termini industriali, dobbiamo avere un concetto di crescita in termini economici. Allora qui noi abbiamo per la parte esistente un grande sforzo di rinnovamento tecnologico nei mezzi di produzione, che però sono un passo solo. Io do più enfasi alla ricerca, all'innovazione del prodotto, alla individuazione di nuovi settori che non occuperanno a me, ma come ha ricordato bene il Ministro, la crescita si fa nella tecnologia, nelle biotecnologie, la si fa nei servizi, la si fa nella diffusione dobbiamo avere una nuova cultura. Io ho un'azienda che è, io, il gruppo principale, ecco, poi ho altre attività, 1300 persone. Noi 1300 persone vogliono dire 500 persone al computer, vuol dire una diffusione dei sistemi estremi, la creazione di strumenti come intranet e extranet che creano un collegamento gestionale organico da una parte con i clienti, noi abbiamo clienti grandi, e dall'altra con i fornitori, si interagisce e si opera in tempo reale con quanti lavorano all'interno dell'azienda. Allora qui noi abbiamo bisogno di un impeto nuovo alla gestione dell'azienda. Devo dire che
rapporto, in una cultura di contatti, noi abbiamo generato molta innovazione malgrado i lacci, laccioli di cui normalmente ci si lamenta come industriali. Ma devo dire che questa è la grande sfida di relazioni industriali che consentono la flessibilità e che permettono di organizzare il lavoro attraverso queste trasformazioni immense che noi ci troviamo a dovere prendere in esame. Io non vi nascondo che oggi, per esempio, anche in termini nell'ingegneria, nella difficoltà di trasferire delle persone, abbiamo trovato di fare a Capriate, per esempio, un collegamento con l'ingegneria. Ci sono quattro ingegneri che vi operano con quattro personal con i sistemi della Pro Engineering e che contattano e che lavorano per noi. Non si muove la gente, si muove la montagna, in questo caso qui invece che Maometto, ma capite che è articolare un tipo di organizzazione di questo genere, se non si instaurano relazioni industriali innovative anche sul piano sindacale, questo non si riuscirà a fare. Allora qui c'è il problema, l'esistenza, un grande sforzo. Cercare di nuovo è quello che ha portato e una mano molto forte in questa. Qui noi siamo sempre all'ultimo, cioè quello che è deprimente. Sempre a lui. Continui a venderlo molti, ma preoccupiamoci anche di una gestione tecnica della comunicazione in grado di dare un apporto creativo nella gestione. Che non basta una politica industriale, bisogna avere un paese molto innovativo, avere una finanza molto aperta. La storia di Colaninno mi è piaciuta moltissimo. Io la prima volta che ho avuto dei contatti era la Mary Lynch a quel tempo lì, mi sono tornato con l'impressione che se un ragazzo va alla Mary Lynch e domanda di comprare la General Motors, se gli dicono dimmi come fai, insomma, perché non ci ostacola niente. E dobbiamo pensare che gli Stati Uniti, in particolare la California, sono cresciuti proprio in virtù di una finanza creativa molto spinta. Cioè noi abbiamo la California che assorbe il 33% del venture capital del mondo. Vuol dire che le aziende che sono nate in California, un nuovo tipo di fare capitalismo se vogliamo, nascono proprio in una unione molto fruttuosa, che vede giovani pieni di idee, scuole molto attive nella stimolare l'interesse e la conoscenza su queste nuove linee, banche molto aperte. E abbiamo situazioni che poi assomigliano molto alle nostre, perché se noi vediamo la California, per esempio, viviamo una situazione in cui il 95% delle aziende sono aziende di 50 persone, in qualche maniera potrebbero assomigliare al nord-est da cui io vengo, salvo il fatto che invece di fare magliette fanno microchips, fanno internet, fanno queste materie qui. Ed è su questo che credo noi ci dobbiamo puntare. Ecco perché la crescita la dobbiamo individuare nelle due linee, nel miglioramento dell'esistente, ma nella istaccata sforzo verso la ricerca, verso l'innovazione, quello che ha citato
l'ingegner Pistoia prima, anche va sottolineato quanto sta facendo l'Università di Catania con Rizzarelli, con il rettore Rizzarelli. Domandiamo che anche le nostre università, e questa la linea su cui noi possiamo crescere. Cioè, in pratica abbiamo bisogno di strumenti per la modernizzazione, abbiamo bisogno di confrontarci per lo sviluppo nuovo, capire cos'è il sviluppo nuovo per il futuro e avere una politica industriale nuova e una politica tutt'uno nuova, in cui chi deve partire si senta libero, si senta aiutato, si senta svincolato. Io non sono per un liberismo selvaggio, però devo dire che per chi parte in settori fortemente innovativi è fortemente a rischio se non gli diamo la libertà di muoversi con ampiezza e con di espressione, senza questi vincoli che oggi impediscono e tengono le piccole aziende a freno per non voler crescere, per non andare lì prima di più di 15 operai, più di 50 operai, eccetera. Con questi schemi qui credo che non faremo proprio niente. Abbiamo bisogno di avere il coraggio, perché fra le materie che vi ho citato capisco tutto questo nuovo modo di produrre, tutto il nuovo di organizzazione, la ricerca che ci porta. Non è che generi facilità all'interno, genera inquietudine, c'è questa paura dell'ignoto che è anche nel vostro titolo e che spinge molti a vedere, demonizzare il problema della globalizzazione, mentre è un mondo in cui viviamo e che, in cui dobbiamo organizzarci per poter essere protagonisti. Grazie. Mario Carraro ha introdotto la seconda parte del dibattito, quello che avevamo detto essere quello delle ricette. Io terrei lo stesso ordine, salvo una modifica che non avevo concordato, ma magari sarebbe interessante se il Ministro rispondesse alla fine, secondo una logica che interessante, che la politica risponde alle istanze di base. Chiederei di fare un altro miracolo, quello di essere leggermente più brevi per dimostrare, e cosa che non è frequente, che la qualità non è proporzionale alla quantità di parole. Bene, visto che ho 5 minuti, stavolta starò in 5 minuti. Quello che è. E allora, dall'angolo di osservazione del settore in cui lavoro, perché altrimenti non è tutto applicabile, dell'alta tecnologia, vorrei fare alcune osservazioni. Noi lavoriamo in un mondo globale, non c'è dubbio. I capitali si spostano, come ha detto benissimo il dottor Colanino, dove vengono remunerati, non si attirano con le leggi, si attirano creando le condizioni di investimento che possono remunerare il capitale. Noi viviamo in un mondo globale dominato nel nostro settore, credo ormai tutti i settori stanno diventando così, dalla rapidità di risposta con cambiamenti sempre più celeri. Portafoglio prodotto nostro ogni 5 anni è obsoleto, tecnologie ogni 3 anni sono nuove, le fabbriche in 5 anni non sono più utilizzabili. Questa rapidità di risposta dà un fattore tempo essenziale. Allora, perché il paese sia competitivo, quando vedo dove siamo competitivi, l'ho detto prima, nella disponibilità, costo del cervello, competitività della risorsa umana. Dove non siamo competitivi, penso che la prima cosa è la flessibilità. Questo argomento della flessibilità, che molte volte viene, diciamo, ostacolato dai sindacati, devo dire, non sempre, ma comunque lo è per me vitale. Che non vuol dire licenziamenti di massa. Io sono contrario ai licenziamenti di massa, perché tra l'altro si licenziano grandi risorse che la società ha accumulato, quindi bisogna stare molto attenti. Ma flessibilità nell'utilizzo delle risorse e anche nel costo del lavoro tra nord e sud. Quindi per me, se vuole, dal mio angolo di osservazione, dove l'Italia può migliorare, sono in 3 settori in generale. Flessibilità, risposta burocratica veloce. Cioè, non si possono aspettare dei mesi o dei trimestri, bisogna che il mondo risponda velocemente, e la certezza che qualsiasi programma agisca in un quadro prevedibile, se c'è questo programma che è stato, diciamo così, fatto in un certo contesto, che possa essere realizzato. Quando si scende al sud,
Le condizioni sono ancora diverse, in quanto a questa esigenza di flessibilità, a questa esigenza di risposta burocratica e di certezza dei tempi, bisogna aggiungere altre due condizioni preliminari. La prima è le infrastrutture. L'Italia può migliorare in infrastrutture, però il Nord non è inferiore in infrastrutture al resto dell'Europa, francamente, a parte le strade può darsi, ma diciamo così i collegamenti, la luce, i fenomeni elettricità, acqua, servizi, telecomunicazioni, sono comparabili a qualsiasi altra parte del mondo. Quello che invece al Sud è un grosso problema ancora. Quando uno arriva all'aeroporto di Catania scoraggia un potenziale investitore. Io che faccio un filo terribile per portarci i giapponesi o gli americani, le prime due cose sono: ma c'è la mafia, quindi la paura della criminalità, che è un problema esistente ma che è drammatizzato nell'immagine. Quindi per lo sviluppo del Sud, per me le precondizioni che il governo deve considerare sono una continua lotta alla criminalità. Devo dire che la microcriminalità per esempio a Catania è migliorata enormemente con la nuova amministrazione, quindi c'è qualcosa che può essere fatto a livello locale. Continua lotta alla criminalità, infrastrutture sono fondamentali, servizi principali di energia, gas, eccetera, e trasporti, aeroporto, e la burocrazia che è sempre una remora ovunque, al Sud è particolarmente pesante, per cui per esempio licenziare lì sì che ci vuole. Cioè quando c'è gente irrecuperabile, se uno licenziasse 1 su 10 nell'amministrazione pubblica cambierebbe tutto. Se il sindacato volesse creare occupazione, incentivare i licenziamenti in un contesto di parassitismo credo che è utile. Detto questo, il resto deve essere fatto dall'imprenditore sfruttando le competitività che esistono. Per il Sud aggiungerei una cosa, è la flessibilità del costo del lavoro. Secondo me, francamente, chiamiamolo gabbia salariale, chiamiamolo come vogliamo, ma quando c'è una disoccupazione del 27% a Catania e una disoccupazione del 5% a Milano, non ha senso che il costo del lavoro debba essere lo stesso al Sud, dove per giunta il costo della vita è almeno il 20-30% più basso che al Nord. Pretendere un costo del lavoro identico al Sud e al Nord è discriminare negativamente quelli del Nord, non è discriminare quelli del Sud. Quindi la flessibilità entro piattaforme che sono perfettamente diciamo coerenti con la tradizione italiana e europea, ma che permettono questa dinamicità che tra l'altro nel lavoro non diretto, nel lavoro intellettuale si è di già stabilita, perché gli ingegneri al Sud ci costano molto meno che al Nord a causa della dinamica della domanda e dell'offerta. Dove c'è questo vincolo è nel lavoro diretto, non c'è già nel lavoro indiretto. Non sono ricette ignote, sono cose comuni, ma comunque sono quelle che penso possono migliorare. Tuttavia, per favore, vorrei fare un ultimo commento. Non è che bisogna aspettare che questo avvenga, è un divenire che sta avvenendo, che stiamo facendo progressi notevoli. Se io guardo com'era Catania 10 anni fa e come oggi, i cambiamenti sono radicali. E noi anche 10 anni fa non abbiamo aspettato, abbiamo cominciato a fare sfruttando quello che c'era. Quindi oggi a Catania siamo 2008, all'orizzonte 2004, con i programmi che abbiamo di investimenti saremo 4.500 persone. È da pensare che noi per ogni posizione diretta che creiamo ci sono circa 1,5 indiretta che viene creata nell'intotto, quindi praticamente è un bacino occupazionale interessante che sta creando altre persone. La Nokia è venuta a stabilirsi a Catania. Il fatto che la Nokia viene a Catania, che è un'industria di alta tecnologia, ha capito il vantaggio competitivo e credo che noi abbiamo dato tutta la testimonianza che potevamo. Grazie. Io vorrei toccare 3 punti sulla ricerca e sull'innovazione. Il primo punto è abbastanza indiretto, immagino che vi sorprenderà un po'. L'esperienza Telecom, l'Opa Telecom, ha sorpreso il mondo internazionale della finanza. Il dubbio che le grandi istituzioni finanziarie avevano sulla riuscita dell'Opa Telecom erano basati sostanzialmente su 3 cose. La legislazione, cioè la vischiosità della regolamentazione del mercato finanziario. 2. Il rapporto con la politica, e per rapporto con la politica intendo dire il rapporto con il governo,
con le istituzioni, non con i partiti. Terzo, la burocrazia. Bene, devo dire che primo, con Sorbo è stata forse all'altezza superiore alle altre consorzi di paesi più avanzati finanziariamente. Due, il rapporto con il governo, con chi ha la responsabilità di governare questo paese, è stato presente, è stato equilibrato, è stato assente dove restare assente, non è intervenuto dove non doveva intervenire ed è stato un regolatore. Non c'è stato un momento di attrito, non c'è stato un momento di discorsi che potevano far pensare a inciuci particolari. Terzo, la burocrazia. La burocrazia ha risposto in tempo reale ai problemi che nascevano e che sono nati e che sono stati innumerevoli dal punto di vista fiscale, dal punto di vista societario, dal punto di vista problemi nuovi, perché Telecom è stata un'esperienza di cose teoriche, di una legislazione che non aveva mai trovato un aspetto pratico in questo senso. Quindi l'Italia è pronta, sia in termini finanziari, sia in termini politici, sia in termini burocratici, a queste operazioni ed è uguale, se non più avanzata, di tanti altri paesi capitalisti che operano da anni in questo settore. Questo va detto perché l'ho verificato, perché l'ho vissuto sulla mia pelle e ne sono un testimone. Due, la settimana prossima come Telecom avremo un incontro e durante questo incontro io darò l'annuncio di un'iniziativa che faremo nel settore dell'innovazione. Sarà molto importante, sarà abbastanza innovativa e credo che vada nella linea che l'ingegner Pistorio ha detto in questo momento, cioè bisogna portare i giovani ad una cultura diversa dal punto di vista della innovazione, della tecnologia e della ricerca. Bisogna portare una innovazione nella università e nella scuola. Terzo, io credo che parlare in generale di innovazione sia molto facile, perché chi è che non è per l'innovazione? Chi è che non è per il futuro e per lo sviluppo? Ma per fare questo occorre una volontà da parte di tutti di innovare anche tutto quello che sta intorno all'innovazione stessa. In Omnitel e Infostrada, quando Omnitel e Infostrada erano dell'Olivetti, abbiamo sperimentato un nuovo modo di lavorare, dovuto forse all'età media dei lavoratori di Omnitel e Infostrada, che era di 25-26 anni. L'assenteismo era quasi zero, non abbiamo dovuto fare nessun accordo sindacale per in tema di flessibilità, in tema di durata di lavoro, in tema di turnazione. I turni erano di 4 ore, si lavorava il sabato, la domenica, di giorno, di notte, non c'è mai stato un attimo di frizione e questo nuovo modo di lavorare, questo nuovo modo di porsi tra cliente, richiesta del prodotto, tecnologia del prodotto e lavoratore ha, credo, dimostrato quale sia la capacità di portare cose nuove. Ma certo occorre un po' di coraggio, occorre coraggio da parte dei sindacati, occorre il coraggio di rompere certe strutture, occorre il coraggio di affrontare certi problemi che possono essere più grossi di quelli che sono nella realtà poi, e questo voglio dire ancora, è stato, grazie forse, importante all'età dei partecipanti, perché a 25-28 anni gli impegni familiari sono diversi, l'entusiasmo è diverso, la capacità di reazione è diversa. Ma certo che anche questa è un'esperienza fatta che ha dato i suoi frutti. Omnitel e Infostrada in 3 anni hanno assunto direttamente circa 8.000 persone nel nord e nel sud, 8.000 persone di giovani, di diplomati e di laureati, e questa è una grande palestra, cosa che è in team, cosa che anche in Telecom c'è da fare. Allora c'è da affrontare anche questo discorso con un po' di coraggio, perché anche questa è innovazione, questa è l'innovazione principale. Certo che bisogna essere pronti anche a dare le opportune garanzie di queste cose, perché non è possibile pensare e chiedere sempre da una parte. Allora, questi sono i problemi di innovazione che io ritengo fondamentali. Istituzioni pubbliche,
scuola e lavoro, dove bisogna avere il coraggio, le cose sono già state fatte, sono sotto gli occhi di tutti, non stiamo parlando di cose da fare, hanno funzionato e se hanno funzionato una volta possono funzionare due, tre, quattro, speriamo tante volte. Io non posso che allinearmi a quanto hanno detto i miei predecessori, d'altra parte avevo già enfatizzato il tema della scuola, il tema dell'innovazione, eccetera. Anche se... l'immagine del nostro che il signor Colagnino per la Telecom ha avuto dal governo da un punto dalla burocrazia del... oggi perché altro è per un disegno complesso. Quando poi noi sulle regioni tirreno sulle anticipazionali sulle regioni forze di breve è più ammissibile che l'università laurea. E che portano al dinamismo, senza di questo non lo si avrà. Abbiamo bisogno di dare del disegno politico, non pizzichi come oggi, ma avere un quadro ben preciso. Immaginiamoci una cosa molto importante, sono... Quando noi parliamo delle crescite che si sono avute, andiamo in... Quando parliamo di... parliamo di... parliamo che hanno di... che mi richiamano a me il problema di un processo di modernizzazione dello Stato. Le cose molto difficili da affrontare, che devono essere condivise, perché non governarle all'interno di aree autonome? Perché questo disegno di federalismo di cui molto si parla non lo si attua in una linea di un processo che ci dia la libertà di muoverci? E io credo che questo non sia importante soltanto per le regioni del nord, ma sia estremamente importante per il sud. Io voglio ricordare una battuta in quanto federalismo di Don Sturzo e Salvemini, primi anni del Novecento, in cui dicevano che dal federalismo partirà il riscatto del sud. Ed è questo. Se noi in questi grandi disegni possiamo recuperare l'immagine di un paese che è già forte, ma che manca il contatto internazionale proprio dell'autorevolezza di un paese moderno. Grazie. Noi abbiamo ascoltato alcune splendide avventure imprenditoriali. Ma siamo tutti consapevoli che se queste si segnalano che si può e anche che si deve provarci, abbiamo un compito enorme nel determinare condizioni favorevoli a tutto il sistema, che è un sistema fatto di milioni di piccoli imprenditori o piccolissimi e che deve quindi anche selezionarsi verso le nuove avventure avendo un contesto più favorevole di quello di oggi.
Io ribadisco, secondo me, i punti di una, dice Carraro, politica economica, sono d'accordo. Poi qui dentro bisogna comunque, credo, disegnare uno specifico, proviamo ancora a osare chiamarla politica industriale, che non sia statalista, ma sia politica delle condizioni prossime allo sviluppo dell'impresa, che non sia quindi una politica agnostica, senza con questo essere interventista o statalista. È molto difficile, però primo punto, dobbiamo creare condizioni normative. Abbiamo fatto dei passi. La cosa Telecom non avrebbe potuto succedere senza le norme nuove sulla contendibilità delle imprese, per esempio. Così come dobbiamo organizzare di più, deve farlo chi ha in mano questi oggetti, gli strumenti del trasferimento di capitale, gli strumenti del capitale di rischio. Guardate, adesso sto pensando anche a piccole e medie imprese, ai passaggi generazionali. È un problema rilevantissimo che noi abbiamo un'imprenditoria di massa che deve essere accompagnata in questi passaggi. Ora, con i tassi bassi, con i bot che non ci sono, diciamo che non rendono più quel che rendono, c'è un flusso enorme di risorse potenziali verso lo sviluppo produttivo. Queste risorse spesso e volentieri per i loro canali vanno a sostenere lo sviluppo altrui, perché non ci sono abbastanza occasioni da noi, perché è vero quel che dicevano gli interlocutori, i soldi vanno dove ci sono occasioni, ma anche perché, diciamolo pure, non ci sono abbastanza soggetti attivi che affiancano i nostri imprenditori così come sono, non così come potrebbero essere se fossimo in Inghilterra o negli Stati Uniti. Allora il mercato borsistico, allora il mercato dei capitali, allora lo sviluppo, lo dicevo prima, di fondi pensione, allora il ruolo anche delle banche di casa, quelle con i quali i nostri imprenditori hanno un rapporto, che devono mettersi in rete, avere strumenti nuovi, specializzati, avere più fiducia nelle possibilità dell'imprenditore, legarsi di più alle sue avventure. Certo, è diverso per grandi aziende come Telecom o altre, o potrebbero essere quelle elettriche, eccetera, che possono anche giocare su dei flussi di cassa molto rilevanti, quindi su un movimento di denaro, di risorse, più complicato è quando devi sostenere magari un'iniziativa di investimento, di sviluppo che può avere delle aree che ha bisogno di risorse per un certo tempo, di un affiancamento. Io vedo qui un problema. Secondo punto, l'assetto fiscale deve orientarsi ancora di più a sostenere chi ci prova. L'evoluzione della nostra normativa è ancora un po' nebulosa nella comprensione di tanti. Io sono convinto che questa normativa via via si dimostrerà capace, e in parte in alcuni casi sta già dimostrando, di incoraggiare l'investimento, chi ci prova. Però certamente noi abbiamo in senso assoluto ancora, come altri paesi europei, una pressione fiscale troppo rilevante. Dobbiamo quindi recuperare margini per una progressiva riduzione del carico fiscale. Sulle flessibilità, voglio essere chiaro, io sono convinto che noi dobbiamo perseguire, discutendo con le organizzazioni sindacali, eccetera, i passi della flessibilità. Alcuni sono stati fatti e comunque il mercato opera, come ricordava Pistorio, perché al sud non è vero che costa come al nord, come Pistorio diceva. Semplicemente dobbiamo scegliere una strada. Io leggevo un articolo di Vittadini sul Corriere delle Opere che parlava dell'esperienza olandese. L'esperienza olandese è un'esperienza molto interessante. Attenzione, è una flessibilizzazione del mercato del lavoro, non è la creazione di 10.000 mercati del lavoro. Io su questo ci guarderei con quattro occhi, perché attenzione, in nome della flessibilità, di non incoraggiare una regressione qualitativa del nostro apparato produttivo. Su questo credo che anche Pistorio può essere d'accordo. Quindi flessibilità sì, ma per sostenere l'innovazione, le nuove organizzazioni e così via dicendo, in un mercato del lavoro complessivamente più evoluto. Le liberalizzazioni e le privatizzazioni sono i terreni sui quali possiamo creare occasioni di sviluppo industriale. E io qui rispondo alle critiche di chi vede in questa liberalizzazione anche un'intenzione del governo di fare la politica industriale. Sì, 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 perché le cose che stiamo facendo, ad esempio nel settore elettrico, potremmo fare in quello del gas, abbiamo fatto le telecomunicazioni, devono avere anche la preoccupazione di dare occasioni perché soggetti industriali nuovi possano affermarsi e ci sia crescita per tutti. Prendiamo il grande settore delle utilities, l'elettricità, il gas, l'acqua e così via dicendo. Ma possiamo immaginare, per il solo fatto così che abbiamo una storia monopolistica, eccetera, eccetera, che dobbiamo rinunciare ad avere due o tre imprese come hanno tutti i paesi che competono con noi, che sono molti utilities? Per questo noi abbiamo concepito, ad esempio, in un certo modo la vendita di una quota di centrali, eccetera. Nessuno l'ha notato, ma lì dentro c'è un piccolo trucco.
In quel meccanismo dei tre blocchi c'è un obbligo di investire sostanzialmente, è un obbligo di investire per Enel e che per chi entrerà, ammodernamento del sistema, quindi riduzione dei costi, ma anche soggetti nuovi che entrano e che devono potersi diversificare. Più diversificazione, più capacità di avere attraverso quest'arma anche una possibilità di colloquiare con altri paesi del mondo che chiedono intrecci molto complessi. Ma non tale da farci rimontare il distacco. Diffusione dei computer, internet. Bisogna qui bisogna che i soggetti industriali elaborino strategie capaci di incrociare questo buco nel nostro sistema di innovazione e quindi portano il computer, ad esempio portando internet, e quindi trovano delle offerte capaci di suscitare una capacità di un consumo non generico, perché vedete, tu gli puoi dare una macchina a uno e quella la si guida e si va. Ma computer, internet significano anche modificazioni organizzative, significa una cultura, quindi significa una mediazione che deve essere fatta fra il piccolo imprenditore, l'utente, eccetera, e questi strumenti. E questa mediazione non la farà, credo, il governo. Questa mediazione la fa un'offerta industriale, commerciale, evoluta e nuova. Sostegno alle tecnologie. Sostegno alle tecnologie. Guardate, ci sono settori nei quali è ancora possibile sostenere direttamente. Pensate a tutta l'aeronautica, al cosiddetto duale, allo spaziale. Pochi hanno notato che noi in questi anni, pur in ristrettezze, abbiamo dato un grande sostegno a queste politiche. E oggi noi non siamo messi come nel 96 a questo proposito. E l'Italia deve poter svolgere ancora un ruolo. Però attenzione, non ci sono solo questi settori, questi grandi settori, compreso la microelettronica, che anch'esso è strategico, giunto a questo punto della questione, dobbiamo ritenerlo strategico pari pari agli altri, ma c'è anche il tema dell'innovazione diffusa, cioè diciamo l'imprenditore della meccanica che per vendere la macchina automatica, per vendere la macchina utensile, deve introdurre tutti gli anni delle quote di ricerca e sviluppo molto significative e che va aiutato un po' più in automatico. Ecco, che non attraverso procedure, eccetera. Abbiamo fatto qualche sperimentazione, credo che questo anche a proposito del fisco, per esempio. Cioè noi dovremmo fare qualcosa in più, già dall'anno prossimo, per cercare a questo sistema diffuso di imprese che ha bisogno di innovazione, che spende poco in ricerca e sviluppo rispetto alle esigenze, di avere un incoraggiamento e un aiuto. E ancora, i nuovi settori. Dell'information technology si è parlato. Ma pensate a un campo delicatissimo, no? Come quello delle biotecnologie. Io dico molto semplicemente questo: diamoci delle normative, adesso abbiamo mandato in Parlamento le norme, diamoci le normative garantiste, le più cautelative, le più rigide, le più prudenti di quelle che ci sono nel mondo. Però partiamo, perché attenzione che qui c'è un pezzo, per esempio, di farmaceutica rilevantissimo, sul quale noi rischiamo di perdere dei pezzi. Noi abbiamo, Pistorio lo diceva, una carta incredibile da giocare, e cioè che noi abbiamo della ricerca, noi abbiamo dell'ottima ricerca, non riusciamo ad innestare questa ricerca con l'iniziativa imprenditoriale, anche in zone come questa che dicevo, nelle quali non ci vorrebbero capitali enormi, perché poi abbiamo anche l'intelligenza, abbiamo anche lo sbuzzo italico, abbiamo anche la fantasia. E questi sono settori sui quali possiamo facilmente rimontare. I servizi, infine. I servizi. Guardate, quando si discute di ordini di riforma degli ordini professionali, sapete questa polemica continua che c'è, che poi non si conclude mai. Io continuo a battere su un chiodo. Il tema delle società professionali
Cioè, voi sapete com'è cresciuta la nostra piccolissima impresa, la piccola impresa? È cresciuta incorporando o esternalizzando un rapporto con delle figure professionali, il commercialista, il tecnico, che ti ha aiutato a guardare fuori dalla porta di casa tua, a vedere le norme, a vedere le regole, a vedere i contatti con i mercati, a vedere queste cose. Oggi nella globalizzazione noi abbiamo bisogno di avere al piede di casa delle strutture, fatemela dire così, che parlino anche italiano possibilmente, anche italiano possibilmente, e che quindi abbiano la psicologia sui bisogni dell'imprenditore italiano e che possono però muoversi con una massa critica, mettendo assieme diverse competenze, per esempio, avendo delle strutture capaci di ramificarsi a livello internazionale. Se no non avremo un terziario di appoggio al sistema delle imprese. Anche questo è un campo di lavoro e di riforma che dobbiamo prendere. Quindi, come vedete, ce ne sarebbero degli altri, ma su questi filoni di lavoro, sui quali abbiamo fatto dei passi, perché non siamo messi come 2 anni fa. Non faccia nessuno. Meglio un tedesco che un mantovano. Siamo, come dire, portati dalle mie parti, si dice, almeno lo diceva mia mamma, avere i tortelli a misura di bocca, no? Non so se si dice da qualche parte. Cioè privatizzazione, realizzazione, eccetera, quello è troppo grosso, questo va bene, eccetera, eccetera. E noi, se li vogliamo tutti a misura di bocca, con la bocca che a guardarci attorno avremmo, non è che facciamo l'operazione che dobbiamo fare. Ci vuole un qualcosa di più. Ci vuole il coraggio di mettersi assieme, per esempio, o di tentare il passo che sembra un po' più lungo della gamba. Scommettere sul fatto, come diceva Pistorio, che si può comunque mentre cambiano le condizioni, perché è il fatto che tu ci provi che fa cambiare le condizioni, perché se Telecom non ci avesse provato, la burocrazia non avrebbe accelerato, non avrebbe sperimentato un'accelerazione. Allora, non voglio, per amor di Dio, paragonare cose grandi a cose piccole, però delle cose che abbiamo sentito le abbiamo sentite, appunto, con anche stupore, no? Però in questo stupore, e qui la rubo Giussani la cosa, c'è della razionalità. C'è della razionalità. Cioè, provarci oggi in Italia è razionale, non è da matti. Io credo che questo è il messaggio fondamentale che dovremmo riuscire a trasmettere. Grazie. Concludiamo questo incontro con 2 brevi considerazioni. La prima, mi ripeto da ieri, non si può sintetizzare, dobbiamo imparare da un incontro del genere, ma dobbiamo imparare soprattutto una posizione che dice qual è la nostra posizione, è quella del rischio, è quella della capacità imprenditoriale, è quella della capacità di muoversi, di innovare, è quella dell'uomo che costruisce. E che l'abbia detto un ministro che è di DS, dice perché noi siamo trasversali, perché noi ragioniamo con tutti quelli che ragionano in questo modo. Se un cattolico invece è per la burocrazia, per il conservatorismo, per la paura di muoversi, è più lontano di noi di un ministro di DS. Prego. Non mi dà più mano. La sinistra, da queste parti qua, non è mica nata chiedendo qualcosa allo Stato. Io ho solo memoria di una sinistra che dalla fine del secolo scorso si è messa in moto, ha fatto politiche mutualistiche, ha fatto la cooperazione, si è data da fare. Io ho memoria di questa sinistra e credo che sia questo il fatto che ci fa seriamente dialogare. E la seconda è rispetto agli altri 3 interlocutori, per noi sono dei maestri, sull'altro livello, perché siccome la politica non è tutto, anzi viene dopo, io penso che per molti di noi sono dei maestri. Noi vogliamo imparare, siamo piccoli, siamo all'inizio, siamo più giovani, ma vogliamo imparare. E questo dice la seconda questione, siccome Gaber oggi sul Corriere, una bellissima intervista, dice che però lui non conosce la Compagnia delle Opere ma ha paura che sia chiusa, ma sicuramente i 3 interlocutori qui sul tavolo non è che provengono dalla Compagnia delle Opere, nessuno può avere questo dubbio, ma che noi guardiamo a loro vuol dire che la caratteristica nostra è che vogliamo imparare da gente diversa da noi, da gente che viene da esperienze diverse da noi, e questo secondo me è la questione
fondamentale che diceva il Ministro per sintetizzare. La questione importante all'inizio di ogni processo industriale è la capacità di imparare dal diverso, è la capacità di non essere chiuso, la capacità di guardare a chi è diverso come tradizione, storia, grandezza, e farne proprio l'insegnamento nel proprio piccolo. Questa è la natura della, secondo noi, della grandezza italiana. Questa è la natura, la radice della nostra tradizione, piccola, più piccola, ma quella che vogliamo perseguire. Allora noi siamo proprio un mondo aperto, perché è difficile che fuori di qui succedano dibattiti come quello di oggi.